uomini e donne, Mario Cusitore smascherato, era tutto vero. La reazione di Ida Platano lascia completamente di sasso. Punto segnalazioni che arrivano copiose fin dal primo giorno in cui ha messo piede in studio. Tutte in larga parte confermate da Mario Cusitore stesso, fatta eccezione per una, l'ultima. Quella secondo cui il partenopeo, impegnato a uomini e donne come corteggiatore di Ida Platano, si sarebbe visto con una giovane donna in un B&B. Dapprima, lo speaker di Radio Kiss Kiss aveva negato persino di fronte all'evidenza, riuscendo nell'impresa di convincere la tronista. Anche a fronte della dichiarazione d'amore a cui Cusitore si era lasciato andare davanti a tutto lo studio. La registrazione di lunedì 22 aprile, ciò nonostante, ha fatto emergere una lunga serie di altarini che il napoletano aveva cercato di tenere occultati fino all'ultimo. La segnalazione arrivata sul suo conto, infatti, si è rivelata essere più che concreta. Ancor più delle reazioni degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, i quali, ovviamente, non hanno esitato ad attaccare Cusitore, a stupire è stato soprattutto il comportamento di Ida Platano stessa. La quale, posta davanti alla verità dei fatti, ha risposto sfoderando un atteggiamento che nessuno si sarebbe aspettato da lei. Nessun castello costruito ad arte per mettere in difficoltà Mario Cusitore. L'ultima segnalazione arrivata sul partenopeo, come spiegano le anticipazioni di Isa e Kia, era vera. A confermarlo è stata Maria De Filippi stessa in apertura di puntata, dopo aver condotto tutte le verifiche del caso. Dal punto di vista del partenopeo, ciò nonostante, l'ammissione c'è stata solo in parte. Il corteggiatore di Ida, infatti, ha confessato di essersi realmente incontrato con la giovane in un B&B. Aggiungendo, però, di non aver consumato alcun rapporto fisico con lei. Per Gianni Sperti e Tina Cipollari, quello di Cusitore è parso essere l'ennesimo tentativo di architettare una messa in scena per uscirsene pulito. Da parte di Ida Platano, ovviamente, l'unica risposta possibile era quella di eliminare seduta stante il corteggiatore. Reazione, peraltro, a cui il partenopeo ha immediatamente dato seguito, lasciando lo studio. A stupire ancora di più, ciò nonostante, è stato il comportamento assunto dalla bresciana nel momento in cui il pretendente, attaccato su più fronti, si è visto costretto ad arrendersi. Platano, infatti, non lo ha certamente lasciato andare via senza battere ciglio. Ida Platano, Mario Cusitore lascia lo studio e lei se ne va, colpo di scena. Non le è bastato apprendere che la segnalazione sul partenopeo era vera. Ida Platano, nel momento in cui Mario Cusitore ha abbandonato lo studio, lo ha seguito a ruota. Non per un ulteriore chiarimento, però. Semplicemente, la tronista era fin troppo seccata per rimanere in puntata e far finta di nulla. Un segnale lampante, questo, del fatto che il partenopeo l'avesse profondamente delusa. Ed anche dell'interesse fortissimo che Platano, al netto della delusione, continua a provare per il pretendente. Non resta che scoprire cosa accadrà nel corso dei prossimi appuntamenti col dating show per vederci chiaro sulla questione.